Salve ragazze, allora questo facciamo un video un pochino diverso, nel senso che vi volevo parlare delle spese di spedizione di Wygon. Non sarà tutto ovviamente sulle spese di spedizione, però la parte introduttiva sì, magari vi scriverò poi dove sarà il minuto dove vi faccio vedere effettivamente i prodotti. Allora, Wygon spedisce con GLS. Diciamo, la filiale in questo caso è Fiano e qui c'era ovviamente l'indirizzo. Qui dentro c'era la bolla di trasporto che non è una fattura, se non erro, insomma, perlomeno a me non sembra affatto una fattura, è proprio una bolla di trasporto. Detto ciò, a parte questo che magari poco ci interessa, quello che ci interessa un pochino di più è che è l'imballo. Allora, la busta è molto grande, come vedete. Insomma, è grandissima, ma per questa busta grandissima c'era in realtà soltanto questo scatolo Wygon, che è più o meno di... Io avevo già fatto gli swatch appena arrivato, quindi non ci fate caso, non mi si è tolto. E lo scatolo è questo qui, quindi mini. Io ho ordinato 5 prodotti, e devo dire che questa scatolina era veramente ridicola, sia perché non l'ho aperta io, nel senso che ho dovuto soltanto tagliare lo scotch e poi si è aperta da sé, insomma, perché non era incollata in tutto e per tutto, sia perché è molto piccola e quindi ho dovuto praticamente... Faceva anche fatica a contenere tutto. E l'ultima cosa è perché non aveva niente, e quando dico niente, quindi né trucioletti vari, né cose con le bolle, né ogni confezione era incartata a parte, niente, era semplicemente poggiata qui al suo interno tutti e 5 i prodotti che io ho ordinato, tra cui c'era anche una matita che ovviamente non aveva neanche la custodia, perché effettivamente viene venduta così, però... Insomma, sapete benissimo che basta sbattere le matite e poi magari la mina dentro si rompe. Quindi a me l'imballo non è assolutamente piaciuto. Ve lo volevo far vedere, ho fatto le foto in modo anche che voi possiate effettivamente notare, magari su Instagram o sul blog se riesco le metto, qual è effettivamente... il modo in cui vengono spediti i prodotti. Allora, io sono stata fortunata perché non ho assolutamente acquistato né blush né prodotti in polvere né palette, però non so dirvi a questo punto lo stato della palette o della palette, che dir si voglia, qualora voi l'abbiate acquistata. Quindi ragazzi, chi ha acquistato prodotti un pochino più delicati che potevano rompersi, scheggiarsi o addirittura andare in polvere, mi faccia sapere come ha trovato imballare. Se comunque hanno imballato lo stesso così e quindi siamo state fortunate che magari non sono arrivati rotti, piuttosto se invece c'è stato un imballo diverso, in modo da sapere anche per le ragazze che in futuro vorranno, se vorranno, acquistare dal sito Wycon. Ora passo a farvi vedere i prodotti, intanto facciamo anche una chiacchierata sui tempi di spedizioni, le spese e tutto il resto. Ecco, abbiamo cambiato, diciamo, location e mi inizia a far vedere i prodotti. Pian piano vi faccio vedere l'inci, mentre voi vedete l'inci, io magari vi faccio la chiacchierata che vi dicevo sulle spese di spedizione e poi vi faccio vedere i colori. Allora, questa è intanto una matita labbra e questo è l'inci. Io ragazze, non mi sono trovata bene, ma da una parte... non posso completamente lamentarmi. Allora, non mi posso lamentare perché io ho fatto l'ordine il 5 che era domenica, il 6 era festa e io intanto vi faccio vedere le cose, voi appunto guardate quello che vi interessa e poi ripeto vi faccio vedere il resto. E oggi è 9 e all'ora di pranzo più o meno io avevo il prodotto. Allora, l'altra cosa che, quindi diciamo che più o meno in 3 giorni lavorativi sono stati abbastanza veloci, sicuramente alla pari di altri tipi di spedizioni, senza fare nomi ai concorrenti. L'unica cosa che, quindi per questo buono, 3 giorni va bene. La cosa che a me assolutamente non piace è che... non c'è un numero dove chiamarli, però vabbè. Io da il 7, quindi da subito, ho provato a contattarli. Gli ho mandato prima, mi pare, un'email generica. Poi ho mandato un'email tramite il form ieri, questo, ieri mattina. Poi ho mandato un...
ho scritto anche su Facebook perché loro pubblicizzavano questi saldi, e ho riscritto quest'oggi a una email che mi hanno mandato, diciamo, di conferma dell'ordine, e ho risposto a quella, e finalmente, allora, con tra l'altro conferma di lettura, quindi mi è arrivata la conferma che oggi a pranzo l'avevano letta. Oggi a pranzo sempre mi ha scritto un'altra, diciamo, addetta, che non era quella che aveva letto l'email, ma era un'altra, e scrivendomi a me risulta spedito. Dopodiché va detto che mi hanno contattata, nel senso mi hanno proprio chiamata per dirmi che il mio ordine era stato spedito ieri sera. Allora, io mi sono registrata al sito e ho pagato tramite PayPal, ma tramite carta Visa, quindi comunque all'inizio ho dato un pochino la colpa a questo, al fatto di aver pagato magari in un altro modo rispetto a PayPal classico, del fatto di non aver in spedizione l'ordine, nel senso che io fino ad oggi, quindi in 3 giorni lavorativi, ad oggi almeno per me non era spedito l'ordine, fino a che appunto questa signora non mi ha chiamato e mi ha detto di aver spedito l'ordine. Io a questo punto inizio intanto con gli swatch, vi faccio vedere i colori e intanto ci facciamo una chiacchierata. Questa appunto matita labbra, vi faccio vedere direttamente il nome senza che ve lo dico, in modo da non fare un video troppo lungo. Appunto, a questo punto, dopo anche la chiacchierata, io ho chiesto: sì, ma il fatto che nel sito ancora mi dia soltanto confermato, non preparato, non spedito, niente. Lei mi ha detto: vabbè, non importa, entro questa sera, magari verrà aggiornato. Da che lei mi disse che appunto in realtà doveva essere aggiornato a ieri sera, quindi già stavamo con un giorno di ritardo in termini di aggiornamento del sito, del mio ordine sul sito, quindi questo non mi è assolutamente piaciuto. Dopodiché io ho chiesto ovviamente anche se il pacco era tracciabile, perché le spese di spedizione si pagano, e neanche poco, 5,90, però va detto che dai 19,90 in su il prezzo era di 0 euro, quindi io in realtà dovevo godere delle spese di spedizione gratis. A questo punto, tra l'altro, io vado anche perché ho la fattura, ma ovviamente non, cioè, ho la bolla di spedizione, ma non ho i prezzi. Quindi mi vado a riprendere il mio ordine, poi così vi dico tutto. Dovevo godere, avendo speso 21 euro e tante, delle spedizioni gratis. Quindi in teoria con il corriere, e mi ha detto che il corriere probabilmente, vi faccio vedere comunque che sia scheggiato, perché è normale se tu non mi imballi nulla, cioè se questo a me arriva così, senza neanche due spelucchi per ammortizzare il tutto, a me questo è arrivato rovinato. Lo faccio vedere. Cioè non è sporco, è proprio rovinato, è scheggiato qui. Comunque, vabbè. Vi dicevo appunto che lei mi ha detto che il corriere doveva in teoria mandarmi la tracciabilità. Quindi io oggi, anche tra l'altro parlando con una ragazza che si chiama Alessia su Instagram, allora, ok, stavo vedendo, mi è arrivato adesso il messaggio dove mi dicono: salve Alessia, le abbiamo assegnato tot punti per il suo ordine, quindi evidentemente adesso risulta evaso l'ordine, quindi alle ore 15:05. Vi dicevo, quindi insomma, io aspettavo un'email, e con questa ragazza appunto che si chiama Alessia, che saluto, stavamo dicendo probabili che arrivi prima il corriere. Infatti ad oggi, ad ora, a me non risulta assolutamente nessuna tracciabilità da parte del corriere, e però nello stesso tempo
Devo dire che comunque il corriere è arrivato, quindi verso l'una e mezza mi è arrivato il corriere. Ripeto, la prima email da parte di Wycon mi risulta alle 15:05, dove mi dicono che mi hanno assegnato questi punti, quindi c'è stato lo scavallamento. Cosa mi ha dato fastidio? Intanto non c'è un numero a cui rivolgersi, il form per i contatti è decisamente, secondo me, sovraccaricato perché non c'è effettivamente un modulo dove si può chiedere dell'ordine piuttosto che chiedere collaborazioni, piuttosto che chiedere informazioni. Quindi questo non mi è piaciuto. L'altra cosa che non mi è piaciuta è che comunque li ho dovuti un pochino rincorrere, sì che io li ho contattati, diciamo, abbastanza presto, nel senso che l'ordine io l'ho fatto il 5, io già il 7 avevo chiesto qualche cosa perché volevo essere precisa nei vostri riguardi, visto che comunque molti di voi poi mi fanno queste domande, quindi volevo cercare di trovare un po' le maggiori informazioni possibili. È vero anche che comunque sempre con Alessia lei ha fatto l'ordine il 7 a sera e l'8 già le risultava evaso, quindi c'è stato secondo me qualche problema, qualche disguido. Oh mio Dio, veramente una delle cose più strane che io abbia mai visto a livello di packaging, però vabbè, non so se voi riuscite a cogliere. E quindi questo non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto il fatto che, nonostante io abbia l'ordine tra le mani, effettivamente io so di non poter fare affidamento sul sito in termini di tracciabilità del mio, non solo del mio pacco, ma proprio dei miei prodotti. Cioè, quindi io, fino a che non li ho avuti tra le mani, non sapevo neanche se i prodotti erano effettivamente disponibili o meno, visto che avevo letto diverse recensioni dove le persone dicevano che successivamente all'ordine erano stati contattati per dirgli appunto che il loro non era disponibile, che il loro ordine non era disponibile. Lo apro perché tanto ho finito di mascara, quindi lo apro, sapete, io apro un pochino prima sempre in mascara e questa cosa a me non mi è assolutamente piaciuta. Che vi devo dire? Nel senso che quando sono arrivati i prodotti un pochino l'arrabbiatura mi è passata perché comunque i prodotti sono buoni, mi piacciono, sono arrivati tutti i colori che avevo scelto, li avete visti in foto, c'è cioè una matita labbra, quella che io ho già acquistato in un'altra colorazione per cui anche mi avete fatto i complimenti. Vi volevo dire i prezzi, allora la matita labbra mi pare intorno a 1,90 euro. Allora, sì, 1,90 euro, mentre il Lip Tattoo, quindi quello doppio che avete visto, 6,90 euro, il mascara 3,90 euro, il ombretto creamy push, sì, 3,99 euro. Sto facendo i conti a mente perché loro mettono lo sconto, non mettono il prezzo finale. E poi il Pulpy Matte, 4,90, quindi per un totale, se volete ve lo dico, magari vi interessa in generale, per un totale di 21,59, ok? Quindi questo più o meno è il tutto. Io mi sono innamorata di questi matitoni, quindi effettivamente per me i prodotti valgono. Ora non so dirvi magari per questo e per questo, perché effettivamente non li ho ancora provati, magari faccio anche oggi un video di applicazione, vediamo. Mi dispiace che sia arrivato un pochino rovinato, però ripeto, questo lo segnalerò proprio per una questione anche di principio, nel senso che comunque non mi piace il discorso di come vengono impacchettati, cioè se fosse stato un rossetto o qualcos'altro, o un, scusate, più che rossetto, un ombretto o qualcos'altro, secondo me si rischia veramente di aver rovinato l'ombretto, però vabbè, insomma, si può bypassare. In generale non mi piace molto l'assistenza, anche se oggi hanno cercato di
di farsi perdonare, nel senso che all'ennesima email mi hanno risposto, mi hanno detto sì, è stato inviato, poi mi hanno chiamato, ho avuto occasione di parlarci, ma anche quando io parlo, nel senso che non mi è sembrata anche lei molto convinta, nel senso mi ha detto, a me hanno mandato ieri un'email dove mi dicevano che il suo pacco era stato, è stato spedito ieri sera. Però ovviamente non è che la sentivo convintissima, nel senso che io quando le facevo l'obiezione del fatto allora sul perché, chiedessi perché risultasse ancora in fase di conferma il mio ordine, non è che lei sapesse grandi notizie. Il Corriere latita come al solito, insomma, quindi email ad oggi assolutamente nulla. Io abito, vi ridico anche questa cosa, magari vi può interessare. Io abito a Roma, in un quartiere abbastanza conosciuto di Roma e quindi molto facile da trovare, da reperire. Non abbiamo scale, non abbiamo 3.000 cunicoli, insomma, siamo su strada, quindi proprio senza problemi. C'è sempre qualcuno nel palazzo, quindi qualora io fossi stata assente, avrebbero potuto sicuramente prendere il pacco al posto mio, però ragazze. Anche già il fatto che loro non scrivono quanto tempo ci mettono per evadere un prodotto, che tra l'altro i miei erano 21 euro, ma altre ragazze hanno speso decisamente di più, non mi piace, cioè nel senso bisogna essere, capisco che con i saldi e tutto quanto, magari avranno avuto un pochino più di difficoltà, perché poi mi hanno detto che altre ragazze invece hanno ricevuto il pacco e sono state assistite in modo diverso quando non c'erano i saldi e magari una richiesta maggiore. Però assolutamente mi dispiace tediarvi, tanto i prodotti li avete visti, se vi interessano solo quelli li avete visti, però non mi piace il fatto di far fatica a mettermi in contatto con qualcuno, addirittura insomma neanche un'email di conferma, nel momento in cui io scrivo un'email neanche mi arriva l'email di conferma che è stata inviata correttamente, non mi piace, insomma sono abituata diversamente, anche se ho avuto problemi con altri siti, anche con l'Elf, l'ultima volta io ho avuto qualche problema, ma loro mi hanno sempre aggiornato costantemente, quindi l'email arrivava da loro, non ero io a doverli cercare, sul perché il mio pacco ancora non fosse arrivato, su che problemi ci fossero, sapevo che comunque erano celeri nel mandarmi l'email appena evadevano il pacco e via così. Quindi, ragazze, devo dire che è la prima volta che sono io a dover rincorrere qualcuno che poi effettivamente all'ultimo, quindi io rischiavo di avere prima il pacco a casa che la telefonata dell'assistenza. Secondo me l'assistenza Wagon è stata molto molto debole. Sul sito non scrivono neanche quanto tempo mettono a evadere il pacco, ve l'ho già detto, quindi questa cosa non mi piace. Poi scrivono però che in 24-48 ore dall'evasione del pacco in teoria si dovrebbe avere il tutto a casa, però scrivono anche che il 19 dicembre non sarà più così, non è più certa questa cosa. Quindi devo dire che nel mio caso, se effettivamente è stato evaso ieri sera, io veramente in meno di 24 ore avevo il pacco a casa. Però è vero anche che perché non scrivere dal 19 fino alla fine di feste, dal 19 al periodo dei saldi, o dal 19 in generale perché avete cambiato corriere? Cioè, queste cose non sono chiare, non è un sito, forse perché non nasce con l'idea di essere utilizzato solo online, però se si dà l'opportunità, io la vedo così, se si dà l'opportunità di scegliere uno shop online, assolutamente bisogna essere in grado di gestire uno shop online. Quindi, nel mio caso, ripeto, per quanto i prodotti siano arrivati in tempo, non mi ha fatto impazzire assolutamente il tipo di assistenza. Farò presente che comunque questo è arrivato danneggiato, visto che comunque ho pagato un prodotto e non capisco perché lo devo già avere danneggiato, è una stupidata, però io la dico, la faccio presente, vi dirò insomma che cosa mi faranno sapere, ma tanto già lo so, mi diranno da rispedire indietro il prodotto, me ne invieranno un altro, tra che lo utilizzerò questo prodotto ne passerà una vita, quindi a questo punto mi tengo questo, però io lo faccio presente, perché soprattutto è un discorso di imballo, l'imballo non va bene ragazzi, assolutamente non dobbiamo transigere. L'altra cosa invece, quindi questo è quanto, l'altra cosa che vi volevo far vedere è quanto è bello invece lo smalto duochrome. È quello lì che avete visto nel video degli acquisti Kiko. Comunque,
Detto ciò, spero insomma di non essere stata troppo noiosa, magari lo sono stata per chi acquista dal vivo Wygon, però per tutte le altre mi sembrava necessaria questa precisazione. Fatemi sapere anche voi, ovviamente se avete ordinato online, se ordinereste a queste condizioni e che cosa ne pensate. Ciao ragazze!